Per San Patrizio d'Irlanda si è tinto di verde mezzo mondo. Nel giorno delle celebrazioni del patrono irlandese, il 17 marzo, il verde del trifoglio ha colorato monumenti ai quattro angoli del pianeta, da Rio alle piramidi, da Pisa a Copenaghen. La festività ha avuto una particolare risonanza in occasione del semestre di presidenza europea dell'Irlanda. Sono stati circa 70 monumenti o edifici che in tutto il mondo hanno aderito all'iniziativa. A Dublino centinaia di migliaia di persone hanno sfidato la pioggia per partecipare alla tradizionale parata. Benché la festa abbia ormai assunto forme e risonanza che travalicano la sua natura cattolica, in occasione del St. Patrick's Day Papa Francesco ha inviato all'Irlanda un auspicio di pace e prosperità. È fantastico uscire e vedere che tutti per un giorno non fanno altro che essere irlandesi, dice un manifestante a Washington. Ma a San Patrizio, anche il giorno dell'anno forse più caro a un produttore di birra come Guinness, che ha venduto circa 13 milioni di pinte in un'unica giornata.